San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Parlo a tutti i papà che mi ascoltano. Bella definizione di un papà. Il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. È un buon custode lui, sì, perciò gli hai fatto una bella carezza, bravo. Il papà, Giuseppe, il custode che ha sempre protetto la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio per emigrare in Egitto. E una volta passato il pericolo, Giuseppe riporterà la famiglia a Nazareth, dove lui sarà il primo educatore di Gesù, fanciullo e adolescente. Non lasciatevi sfuggire quest'altro suggerimento di Papa Francesco. I genitori, i papà, sono i primi educatori dei figli. Questa missione che viene sempre meno oggi. C'è sempre troppo da fare per spendere un po' di tempo per i propri figli. Si torna tardi dal lavoro, si parte presto la mattina. Non si ha la forza di giocare un po' con loro perché le energie non ci sono. Ma bene che vada ognuno seduto sul suo divano, con il suo telefonino, con il suo televisore, eccetera. I genitori sono i primi educatori dei propri figli. Spendete un po' di tempo, come dice pure Papa Francesco, con i vostri figli. Parlateci. E se non vogliono parlarvi in quel momento, tornateci un secondo momento. Ma non rinunciate al ruolo di educatori. I genitori sono i primi educatori. Poi arriva la scuola, arriva la chiesa, ma è la famiglia il luogo naturale dell'educazione. E conclude il Papa. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria, sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l'ha messa in pratica. Fidarsi della volontà di Dio e metterla in pratica. Ecco il suo.